Allora, eccoci qua, benvenuti, bentornati sul nostro canale. Ho voluto cambiare il saluto perché mi sembrava che dire buongiorno o buon pomeriggio fosse un po' così, perché comunque c'è chi lo guarda di sera, c'è chi lo guarda di giorno, eccetera. Vabbè, oltre a questo piccolo intro, io spero che abbiate passato un buon sabato, una buona domenica. Noi siamo qua, fa caldissimo. Mi vedete con i capelli giù solo perché sono scesa un attimino, perché prima ero sopra in camera col ventilatore puntato addosso perché fa caldo. Qua sotto meno, ma sopra fa caldissimo. E Brillina, evita di fare danni, grazie. E niente, iniziamo questo vlog che sarà oggi e domani, perché non ho avuto tempo di girare prima, quindi iniziamo adesso che sono le 6:30, infatti fra un po' prepariamo da mangiare insieme. Brillino, Sir Brill, tu devi sempre farti vedere, vero? Sì. Topino. Vai. Niente ragazzi, allora sono qua perché ho bisogno di un vostro consiglio. Ho già chiesto su Instagram questa cosa qua, però non ho fatto vedere la scrivania, ovvero dove mettere la scrivania, se in sala o sopra, in camera. Non è una scrivania nuova, è un po' vecchiotta, quindi diciamo antica. Adesso è da mettere a posto perché è arancione, è in questa casa arancione, non ci sta per niente, quindi dobbiamo grattarla. Mettere a posto una gambetta che è rotta e penso chiudere dei buchini delle tarme perché è un po' vecchiotta, però dispiaceva buttarla via perché non era nostra, era di un'amica di mia suocera. Dispiaceva perché comunque è carina, ha uno stile un po' vecchiotto e siccome in questo momento non possiamo comprare altre cose per la casa, perché già venendo in questa casa abbiamo fatto un sacco di spese, quindi dobbiamo un attimino, diciamo, calmarci. Mettiamo in stand-by le cose per la casa. Arriveranno anche altre cose, c'è anche un divano. Vedrete così, lo so che non vi piacerà tutto subito, perché comunque anche questo è un po' vecchiotto, c'è una copertura vecchiotta, però l'hanno utilizzato veramente pochissimo ed è praticamente nuovo. L'unica cosa è stato in una cantina, quindi ha un po' di odore di chiuso, però noi lo lasciamo fuori un po' di giorni e poi andiamo a lavare e sanificare con 180 gradi e sarà a posto. Metteremo un'altra copertura perché ha un motivo un po' strano, cioè un po' non bellissimo, però lasceremo anche quello perché fa comunque spessore e aiuta anche per il cane, il gatto, eccetera. Che dovesse mai capitare qualcosa, c'è quello che protegge. È un divano letto, è piccolino, non è grosso, quindi secondo me va benissimo. Lo coprirò comunque con qualcosa di bianco, qualcosa di grigio, qualcosa che sta bene con la nostra sala. Anche questo è provvisorio, ovviamente. Brillino. Ha preso questa cosa di stare lì seduto, non mi chiedete perché. L'abbiamo preso perché comunque, sapete, costano i divani. Questa persona qua lo buttava via, abbiamo detto, per togliere il nostro, che comunque è vecchio, è tutto graffiato, il gatto purtroppo ci aveva fatto pipì tanto tempo fa, io continuo a togliere, ma comunque l'odore della pipì del gatto è forte, infatti non ci sediamo quasi mai su quel divano. E quindi abbiamo preso la palla al balzo, anche un letto matrimoniale, quindi dovesse venire qualcuno a dormire, tipo anche i nostri amici che si erano fermati una notte hanno dormito in tre in due letti. Magari se devono di nuovo tornare di giù c'è il letto matrimoniale. E poi arriverà un altro mobile che metteremo nella stanzetta, sempre da questa persona, nella stanzetta per mettere lì un po' di roba. Se riesco metto anche le lenzuola, però non lo so se ci stanno. Vediamo. Metto magari le lenzuola e in una parte metto le cose della grafica, eccetera.
Comunque, tornando alla scrivania, adesso ve la faccio vedere. So che subito mi direte bruttina, perché tutto subito quando l'ho vista io, l'arancione mi ha colpito, ho detto oddio. Poi però pensandoci, bianca, secondo me spezza anche un po' il di là che è tutto bianco, moderno, eccetera, ci può stare bene. Però non so se metterla in sala o in camera. Perché dovrà starci il computer sopra. E quindi ho fatto su Instagram il sondaggio. Per ora, no, non vi dico cosa ha votato perché sennò mi influenza. Quindi non ve lo dico. Vi porto fuori e vi faccio vedere la... Madonna quanto gesticolo! Vi faccio vedere la scrivania e il divano. Quello che riesco perché il divano non posso tirarlo giù sennò... Mi faccio male. Andiamo fuori che già dura 5 minuti solo questo inizio di video. A parte che fa un caldo della Madonna. Però, allora, il divano è questo qua che tanto non vedrete molto bene perché comunque è girato. È un divano letto. Qua sotto c'è il materasso, è matrimoniale. E poi c'è questa copertura qua che copre il materasso. Quindi io poi sopra questo ci andrò a mettere qualcosa di bianco. Per me è carino, è tenuto veramente bene per avere comunque 20 anni, una roba del genere, mi hanno detto. Loro l'hanno usato ben poco. E poi qua c'è la scrivania che adesso provo a girarvi, aspettate. Allora, la scrivania è questa. Lo so, colpo d'occhio vi sembrerà un po' allucinante, però noi vogliamo farla bianca, quindi ci sta. Ha questi cassettini qua, manca un pomello, ma si può rimettere. Quindi c'è questo. Aspettate che è difficile con una mano, visto che è anche zoppa dietro. E poi ci sono questi due cassettini. E secondo me ci sta, cioè è una cosa che comunque ci hanno regalato. In questo momento, secondo me va benissimo. Le gambette sono fatte un po' così, cercate di immaginarla bianca. So che è difficile, però immaginatela bianca. E niente, quando andremo comunque a rifarla, lo faremo insieme così vedete anche come abbiamo fatto. E non è brutta, dai. Magari dobbiamo mettere ancora qualche chiodo per tenerla un po' ferma, sistemare il piedino e boh. Queste sono le cose che abbiamo recuperato da questa amica di mia suocera. Magari c'è qualcuno di voi che dice Madonna che obbrobrio. Però mettendo a posto e facendo qualche accorgimento, secondo me va benissimo. Anche perché per ora, come vi ho detto prima, non possiamo prendere un altro divano, eccetera. Questo qua, comunque piccolino, è tenuto bene, quindi ci sta benissimo. Non so se vi ho fatto ancora vedere le rose, aspettate. Allora, questa qua sta crescendo. E le altre, sì, no, forse ve l'ho fatto vedere nell'altro video, non mi ricordo, sono altissime. Sì, ci sono gli afidi come al solito, abbiamo già spruzzato il coso, ma tornano. Asso è sempre davanti a quella siepe, perché non so cosa c'è, penso ci sia ci siano degli esserini, delle lucertole e quindi è sempre lì, tra le quali l'altro giorno ha preso una lucertola asso. Allora sono andata lì prontamente a salvarla e l'ho messa fuori da casa perché sennò poverina se la mangiava. L'orticello procede bene, io pian pianino sto guardando i zucchini, là ce ne sono due forse da togliere. Solo mi preoccupa la pianta là dove c'è il peperone, che c'è già un peperone grosso e gli altri mi muoiono. Quindi non so cosa fare, se togliere quel peperone grande o no. L'insalata è quasi andata perché è finita, adesso poi puliamo lì perché è pieno di erba, eccetera. I pomodorini, aspettate che entro perché gli devo far vedere questa cosa nuova. Nuova nel senso perché
Vi ho sempre fatto vedere i cuori di bue, quelli grandi che ci sono là, ma ne stanno uscendo altri. Guardate un po', aspettate, devo solo trovarli. Che tra le quali me li ha fatti notare mia mamma che è venuta giù. Però in questo momento non li trovo, aspettate. Ce la posso fare, li ho visti. Ah, ecco di qua, tipo due sono qua, non so se li vedete. Anzi, tre, quattro, ragazzi, madonna. Cioè, li sto vedendo per la prima volta con voi, quattro. E questi sono i cuori di bue. Invece i San Marzano, vi faccio vedere. Anche questi qua sono piccolini. Però sono contentissimo, guardate. Sono veramente contenta, contenta. Comunque il prossimo anno faremo diversamente l'orto. Perché prende troppo poco sole il pomodoro, quindi lo metteremo dove c'è l'insalata, eccetera. Rigireremo un po' tutto per forza, perché se no non cioè vengono, perché vedete che vengono, sono belli alti, però comunque hanno bisogno di sole. Le carote qualcosina è uscito da quello che ho visto. E poi c'è la melanzana, aspettate che vi faccio vedere, perché io sono così contenta delle cose che stanno uscendo che vi devo rendere partecipe. Guardate che bella, no, aspettate, non vi sto inquadrando. Guardate che piccola. Io sono contenta. E invece il peperone che vi dicevo prima, vedete che si deve tagliare di nuovo l'erba, che qua cresce a vista d'occhio. E questo è il pomodoro. No, pomodoro, ciao, il peperone. Solo che tutti quelli nuovi che c'erano qua così, appena li facevi così, cadevano. E non so se sta sprecando troppa energia per questo che è stato il primo, e quindi toglierlo o no. Perché l'altro è bella grande. E lì era marcito un peperone. Quindi poi ha fatto tutto l'altro, è cresciuta. Questo ha fatto questo e si è bloccato. Fatemi sapere voi che comunque. C'è gente che ne sa più di me se toglierlo o cosa, perché è rimasta piccola. E le zucchine le faccio vedere. Qua ce ne sono già tre. Ce n'è una là, una qua e una lì. Qua anche c'è qualcosina, nelle altre no, infatti devo capire come mai. Cioè, mi sembrano troppo piccoli e speriamo che non marcisca o che non. Vediamo. Magari sono indietro come cosa, sia questa che quella. E niente, io sto morendo di caldo, quindi entriamo in casa e facciamo qualcosa da mangiare. Ero preoccupata perché ho detto adesso sono in ritardo, non so cosa far vedere, ma alla fine basta che ciancio come al solito e i minuti passano. Allora. Sì, c'è il mocio, non guardate quelle cose che oggi fa caldo, quindi non ho ritirato niente. Facciamo da mangiare. Più che altro perché c'è poi la live, quindi devo muovermi a mangiare, perché poi devo fare la sacca a mano, perché se no poi ci riduciamo come l'altra volta che magari ci chiedete di restare di più, non riusciamo a restare, quindi. No. E poi domani andiamo a Torino, però non so se sarà in questo video, perché se continuo a cianciare così tanto con voi, questo video diventa di chiacchiere, di chiacchiere, cibo, eccetera. È già bella che ho fatto il video, perché ciancio, ciancio tanto. È strano, perché comunque io non sono mai stata una che parla molto per via della timidezza, che vi ho già parlato moltissimo. Però parlare con voi, cioè parlare con la telecamera, perché in realtà io sto parlando con la telecamera, mi sta svegliando un pochettino, no? Poi vedere i vostri feedback che sono sempre molto dolci, molto carini, mi sta un pochettino aprendo di più e mi piace parlare moltissimo con voi. Mi piacerebbero fare dei video un po' più tranquilli dove non parlo. Però poi non so perché quando accendo la telecamera parlo troppo. Parlo troppo, troppo, troppo.
E niente, tiro fuori i sofficini, che mi mangiano un sofficino, penso con un po' di patate al forno. Lo so che fa caldo, ma pazienza. Qua sotto sta già ancora abbastanza bene. Quando farà caldo anche qua sotto, abolirò il forno. Non mi viene in mente il nome. Di nuovo chiacchiera. Allora, no, oddio, c'ho i capelli che mi danno fastidio. Ce la posso fare. Dietro le orecchie non mi piacciono, quindi lasciamo i denti. Allora, volevo dirvi una cosa. Mi piace rendervi partecipi anche di questa cosa. Uno, perché devo ringraziare la persona che ci ha regalato questa cosa. E due, per farvi vedere che comunque esistono ancora persone che sono veramente di una dolcezza e con i piccoli gesti ti fa proprio capire che ci segue, che comunque ci supporta ed è una cosa bellissima. Un'altra amica di mia suocera, che è quella che praticamente ci ha aiutato a fare le cose del matrimonio, perché sono bravissime sia mia suocera che lei a fare tutte cose per bomboniere, eccetera. E ci ha anche regalato la lavanda, e sempre quella persona lì, Carla. E questa volta è arrivata con un altro regalino, un pensierino, che credo che l'abbia fatto perché io in un video ho detto che mi mancava il... Vabbè, ve lo faccio vedere. Lo chiamo coso perché non mi viene coso, per setacciare, setaccino, chiamiamolo così, per la farina. E quindi ci ha regalato questo. Almeno credo che sia per quello, perché sì, gli ho dato una lavata. In un video parlavo che non avevo setacci per la farina, cioè quello che ho bianco a maglie troppo grosse, quindi non riuscivo. E lei ci ha regalato questo. E sono quei piccoli gesti che comunque fanno piacere, no? Penso che anche voi, se avete qualcuno che vi regala qualcosa, vi fa piacere. E quindi io volevo ancora ringraziarla qui pubblicamente. E niente, volevo ringraziarla. Ovviamente la ringrazia anche Manuel. So che Manuel adesso è sopra davanti al ventilatore perché non ha intenzione di scendere perché è caldo. E niente, adesso vado a vedere un attimino i sondaggini su Instagram e lo facciamo insieme. Sono andata fino in sala per vedere i sondaggi, ma il telefono era qua. Va bene, Katia, siamo messi bene. E allora, vediamo un attimino. Vabbè, ve lo dico, tanto è appena iniziato il sondaggio, quindi prima che
Non, sì, perché vi ho detto che non vincevo niente per non... Madonna, le parole, Katia. Vabbè, vi dico, avete capito comunque. Quando mi verrà in mente la parola, ve la dirò. 8 per la sala e 6 per la camera. La scrivania, eh. Quindi questa ve la faccio vedere anche a voi. E la foto, la storia. Quindi... Se hai Instagram e non ci segui ancora, mi raccomando, vai a seguirci. Perché in questi giorni stiamo comunque mettendo un po' in pratica anche delle cosine per Instagram, perché comunque voglio fare un po' più di post, perché non ce ne sono molti, eccetera. E poi vi dovrò parlare sempre di una nuova collaborazione, che però voglio farla bene questa collaborazione, perché è una cosa che mi piace. E vogliamo fare anche delle foto un po' carine e vi vogliamo portare con noi perché sono foto comunque nel verde. E siccome vi piacciono molto le riprese con il drone, faremo una cosa un po' speciale, anche perché essendo creativi dobbiamo anche un attimino riportare la creatività in questa casa, perché col Covid, il trasferimento. Purtroppo è mancata una persona, eccetera. Ci siamo un attimino persi, tutti e due, sia io che Manuel. Proprio sia come fotografia che come grafica, perché comunque sapete che noi siamo diplomati in grafica e comunicazione con curvatura foto video, quindi diciamo un tutt'uno di creatività, tutto quanto insieme. Quindi vogliamo un attimino riprendere. Anche la scrivania, voglio mettere una scrivania perché se no mi ritrovo sempre a fare video sul tavolo e non va bene perché poi lasci la roba lì, devi preparare, sposti solo, cioè quel tavolo diventa un appoggio per qualsiasi cosa e non mi va. Quindi, visto che c'era la possibilità di questa scrivania, abbiamo deciso di prenderla, così mettiamo lì sto computer, lo lasciamo lì, editiamo lì, poi capiterà che magari una sera sono stanca, quindi lo faccio nel letto. Però dobbiamo improntare di nuovo un attimino a mettere un punto fermo del computer che stia lì, eccetera. Intanto comunque sta anche andando al forno. E niente. Mi piace chiacchierare con voi, anche se non riesco proprio a parlarvi così. Ah, ecco cosa volevo dirvi, un'altra cosa che lo metterò domani il post sulla storia di Instagram, però faccio che dirvelo anche qua, così prendiamo due piccioni con una fava, ovvero devo fare un video in collaborazione con Roberta, tema ansia, quindi fateci delle domandine qua sotto, così poi noi le prendiamo e rispondiamo nei vari video, quindi uno uscirà nel mio video, ciao, nel mio canale e uno nel canale di Roberta. Quindi mi raccomando, seguite anche Roberta perché ci sarà poi questa cosa insieme. Poi comunque lei è sempre una ragazza meravigliosa, ragazza donna. Siamo donne, donne meravigliosa. Quindi seguitela e supportatela. Supportiamoci tutti quanti, supportateci. Perché non sembra, però il fatto di un like, di un commento o anche solo vedere la storia di Instagram, seguirci su Instagram ci supporta. Tante volte ci sono persone che non lo fanno perché non hanno magari la voglia, no? Però supportarci con queste cose, un commento, come dicevo prima, per noi vale tantissimo. E quindi anche quando voi commentate o mettete mi piace ai post, eccetera, io sono felicissima perché vuol dire che proprio ci supportate e quindi ne vado fiera. Magari non sono tantissimi come i canali grandi, però non lo so, ogni commento io rispondo, metto un cuoricino perché è un ringraziamento per supportarci commentando, guardando i video, guardando Instagram, quindi sono veramente molto molto contenta. E non avrei mai pensato di fare YouTube. Comunque, bando al ciance, perché sennò questo video è solo di ciance e non va bene.
Anche perché se faccio il calcolo siamo già a un 15-20 minuti di video solo di ciance. Allora, questa è la postazione di questo vlog. Allora, ragazzi, ho tirato dentro la roba che era stesa e ho bisogno di un altro vostro consiglio per chi ha animali in casa. Io a volte mi ritrovo, anche se non lavo le cose insieme, i peli del cane, anche tipo sui strofinacci, che fra un po'. Non so veramente più come fare. E quindi cosa faccio? Quando vedo che sono pieni, pieni, oddio, no, che sono ricoperti, prendo lo scotch o il pelucchino, solo che non ce l'ho adesso, e vado a fare un po' così per toglierli. Cioè, così, aspettate che vi faccio vedere. Lo metto qua sul tavolo e faccio così, no? Così se ci sono dei peli li andiamo a togliere. Non so se si è sentito. Però io mi chiedo, avete un metodo per togliere i peli degli animali? Perché veramente non so più cosa fare. Veramente. È una cosa che capita a tutti, ovviamente, chi ha animali. Se avete un consiglio, è ben accetto. Veramente, perché boh. Quindi aspetto un vostro consiglio su questa cosa perché non so più cosa fare. Ho visto che tante persone mettono dentro la lavatrice una spugna di quella per lavarsi il corpo e quella attira. Proverò anche con quella, però se avete un altro metodo fatemelo sapere. Allora, ecco qui il nostro sofficino che si è aperto perché l'ho preso con le parole, Katia. Faccio prima a farvelo vedere. Con questo. E quindi si è aperto. E poi ci sono le patate, un po' di ketchup e un po' di vino. Quindi adesso io mangio. Perché poi sono già le 7 e un quarto, poi devo andare a fare la sacca manual e ci colleghiamo su YouTube. Quindi è meglio che io mangio. Sì, io bevo vino, nel senso mi piace tantissimo. Infatti mi piacerebbe andare in qualche cantina e mi piacerebbe portarvi. Però non so se vi può piacere come video, quindi fatemelo sapere. E diciamo che ho preso questa. No, giù. Ho preso questo vizietto, diciamo, ogni tanto di bere un po' di vino, ma non moltissimo. E mi ricordo che una volta si faceva tanto, cioè mio nonno e mia nonna lo bevevano, cioè a pranzo mi hanno sempre detto che il vino, un bicchiere fa bene alla salute. E quindi io ne bevo un pochettino ogni tanto. E sono da sola perché Manuel.
E sopra, sapete che lui non mangia la sera, poche volte mangia alla sera perché poi ha un po' di serie di problemi. E quindi sto mangiando qui da sola. Non ho un mukbang, quindi non vi devo far vedere il cibo. E niente, diciamo che questo, già che qualche ora con me, più o meno, una serata con me, non so come la chiamerò. Stato carino, tanti consigli vi ho chiesto. Adesso ve lo chiederò anche in live, perché magari molti di voi non guarderanno mai la live e poi si risponderanno qua. Anche perché sono sempre lunghe. Tanto, tanto, tanto. Non ho mai visto live così lunghe. 2 ore. Però a noi fa piacere, a voi fa piacere, quindi le facciamo lo stesso. Se sono vicini sono una bomba. Quindi poi vi lascio qua sopra il video prima di questo. In caso non l'avete ancora visto, andate a vedere la ricetta. Fateli perché sono veramente buoni. Io preferisco cotti al forno che fritti. E sono buonissime. Adesso poi andiamo su insieme. Così vedete anche Manuel. La Osmo non mi regge più la batteria, era carica prima. Adesso, dopo un po' di boh. Vabbè, basta parlare. Basta questo sfondo che se no ho già rotto le scatole in questo video. Guardate Manuel con la fascia. Aspettate che non so cosa vuole fare. Vuole sfoggiarlo. Solo per no, volevo spostare il tavolino, che volevo spostare un attimo, aprire, togliere il materasso e camparlo da qualche Non parte. riusciamo Sì, c'è il modo. da qui. Sì, c'hai i lastichini. Sì, però bisogna aprirlo. In realtà è attaccato alla... No, no, si può. È attaccato alla cosa? Si può. Vedi questi cosini? O questi qua, vedi, guarda. Si rompono. No, c'è il modo. Bisogna, anche qua, vedi, bisogna tirarli e fare così. Più perché Sono solo riuscito a togliere. no, È difficile.
Oddio, bisogna schiacciare da sopra. Prendili lì. Andiamo via. Così respira proprio un po' tutto. Fermo? Boh. Magari mi fa solo, eh. Invece la struttura. Cioè, invece di far vedere cosa stavamo facendo, ho fatto vedere il cielo, vabbè, faccio vedere io. Abbiamo messo queste due cose qua, il materasso e quello lì a prendere aria, e la struttura per adesso è lì e la togliamo. E invece il mobiletto, l'ho messo, la scrivania l'ho messa lì, caso mai piovesse, almeno un po' riparata. Allora, noi siamo in postazione per la live. E volevo farvi vedere come siamo messi, così vi fate due risate. Siamo sul letto, qua c'è l'iPad, aspettate che devo metterli un po' giù. Lì ci sono le luci, una, due, e soprattutto c'è lui che è già acceso perché fa caldo, però non so se riusciremo a tenerlo perché forse darà fastidio, quindi moriremo dal caldo. Poi vabbè, Brillo e là la cuccetta che la adora tantissimo, e Puzzi invece lì per terra, gli piace stare in quell'angolo, si vede che lì è un po' più fresco degli altri posti e quindi sta lì. Mancano 3 minuti e quindi noi ci vediamo quando abbiamo finito la live. Allora, giorno dopo, ieri sera poi dopo la live non ho fatto nessuna clip perché era troppo scuro e non mi piaceva poi come veniva il pezzettino di video. Ora sono le 10, ho finito di montare il video, sono 36 minuti, quasi 37 solo di questo pezzo. Io pensavo di non riuscire a fare un video corposo, invece ho fatto un video molto corposo, chiesto tanti consigli, abbiamo cianciato un pochettino e quindi sono contenta perché vi ho fatto vedere le novità, vi ho fatto vedere il regalino. Adesso sto guardando che qui c'è il vento e quindi sono veramente contenta, contenta. Chiudiamo questo video qua, non vi porto con noi a Torino in questo video. Ne aprirò un altro così almeno è pronto anche per giovedì, riesco a farmi il montaggio più tranquillamente senza essere di fretta, quindi ci vediamo comunque stesso giorno però giovedì. E niente, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi, seguiteci su Instagram mi raccomando e su Facebook, perché anche su Facebook viene ripostato quello che metto su Instagram. E mettete mi piace, commentate, attivate la campanellina su tutte e noi ci vediamo comunque giovedì con un altro video e vi ringrazio ancora tantissimo per tutto quello che fate per noi, per sostenerci con le live, i commenti, i mi piace, tutto quanto. E veramente grazie, 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 un bacione grande e buon pomeriggio, buona giornata, dipende da quando guardate questo video. Ciao.